Mi avete chiesto da giorni di fare un video parlando di Huawei, di fare un video sul caso Huawei. Allora va bene, io dopo giorni di insistenza cedo e farò un video parlando del caso Governo degli Stati Uniti contro Huawei. Anche perché ne ho visti qualcuno e molti allarmati mi chiedevano: ma allora che facciamo con i nostri Huawei? Io giusto ho comprato uno caro ieri, che faccio? Lo butto via dalla finestra? Lo faccio cambiare? Me lo cambieranno? Però prima una premessa. Siccome questa mattina, circa alle 3, dopo aver saputo il risultato delle elezioni europee, ho caricato un video complimentandomi con Matteo Salvini della vittoria, e siccome qualcuno di voi mi ha criticato, addirittura mi ha detto: non ti seguo più adesso se appoggi Salvini. Qualcun altro invece mi ha detto: bravo, bravo, fa così. Vi ricordo a tutte e tutti voi, cari amiche ed amici miei che mi seguite, anche quelli che non mi seguono, che possono farmi dei commentari nel mio Instagram, Sant'Enchan. Allora voglio precisare, non che io sia salvinista, ossia pentastellato, ma è da molto tempo che mi sono scocciato dei partiti tradizionali. Ho visto per più di 20 anni Porta a Porta, e andavano, prima che si fondassero il PD e il PDL, quelli del PD e del PDL sotto altre spoglie, altri nomi, per esempio Casa delle Libertà, Polo di Sinistra, Polo di Destra, i Verdi, la Margherita, Forza Italia, l'Ulivo, AN, tutti gli schieramenti di centro-sinistra e di centro-destra che ci sono stati dal 92-94 in poi, e litigavano, si insultavano e tutto, eppure andavano d'amore e d'accordo, papa e ciccia. Allora, si è visto come facevano della finta opposizione fra PD e PDL fino adesso, che adesso poi hanno fatto l'inciuccio con io ne ho parlato in un video, con il patto del Nazareno, con questi inciucci politici fra il PD e il PDL. Ci siamo stancati di tutto questo. Allora io preferisco il Movimento 5 Stelle, la Lega, qualsiasi altra cosa, che tanto hanno dei difetti come i partiti precedentemente narrati, almeno che vengano nuovi, che non rimangano i vecchi. Anche se la politica ha bisogno di ristrutturazioni dal fondo, non soltanto nuovi politici o nuovi partiti, ma è proprio la struttura stessa della politica italiana che non va. A votare sempre gli stessi. Ma non è che io li appoggi ciecamente, ma sono contento che c'è un certo rinnovamento. Poi se continueranno a fare lo stesso non lo so, mi auguro di no. Adesso chiudo questa parentesi perché non voglio lasciare molti di voi nel dubbio, ma io ideologicamente non ho nessuna ideologia politica, e poi non sto con nessun partito, semplicemente cerco di votare perché nessuno usi il mio voto. Tutto qui, quindi, capito? Spero di essere stato chiaro per Cypress Cat, che mi ha detto: ah, se tu appoggi Salvini io non ti seguo più. No, non l'appoggio, ma credo che ci voglia del rinnovamento. Comunque, per qualunque politico voi votiate, perché la questione è questa: più per chi si vota che per il programma che ha lui o il suo partito. L'importante è votare, perché altrimenti se si vota in pochi ti votano. Votano con il tuo voto. Allora, adesso passiamo al tema Huawei. E questo argomento lo do per chiuso. Ciao. Molti hanno scoperto la marca cinese Huawei, includendomi, con l'apparizione dei cellulari Huawei, oppure i più informati con i router Huawei. I computers, i personal computers, i portatili, i tablet, eccetera.
Invece c'è da dire che Huawei è una marca che è stata fondata per le telecomunicazioni nella seconda metà degli anni 80, mi sembra nell'85-87. Che dire? È una marca che fa di tutto, dagli spinotti, i cavi, i microcircuiti, fa tutto. Tanto ha iniziato a fabbricare per i cellulari e i componenti analogici come per quelli digitali. E dalla seconda metà degli anni 80 che vende soprattutto agli Stati Uniti, ma adesso anche al mercato interno cinese, perché è in forte espansione. Ha venduto così tanto che è entrata a far parte delle holding di quelle industrie che vendono al Pentagono componenti per la sicurezza interna. E quindi c'è un timore, non so se fondato, ma da parte della Central Investigation Agency, cioè la CIA, anche l'FBI, Federal Investigation Bureau, cioè le due compagnie più grandi di spionaggio nordamericane, ce ne sono anche altre, adesso non mi ricordo, ce ne sono tante altre, come 15 o 16 della Marina, dell'aviazione, eccetera. Loro hanno paura che, avendo fatto le installazioni di migliaia e migliaia di enti, con centinaia di edifici ciascuno, installazioni sicurezza, allarmi, monitoraggio, anche sistema anti-hacker e tutto, la Huawei possa arrivare a, in pratica, avere troppa informazione. E i pericoli sono che o ne faccia uso diretto, oppure qualcuno possa hackerare la stessa Huawei e capire tutta quella informazione a proprio beneficio, magari delle società terze che possono vendere quei metadata a qualcuno che poi può hackerare niente di meno che gli Stati Uniti del Nord America. In pratica, la Huawei è diventata troppo imponente, troppo importante, troppo influente e c'è quasi un terzo del mercato mondiale che hanno deciso di tagliarla fuori dal mercato, soprattutto dei cellulari, che è quello più redditizio. Il fatto è che non so da questa guerra commerciale che ha intrapreso Donald Trump chi ci perderà di più, se i consumatori, Nord America, la Cina oppure Huawei stessa. Huawei conta con il mercato cinese interno e con parte del mercato asiatico, che è in forte espansione, quindi non ha problemi di clienti. Invece chi ci rimettono sono soprattutto i consumatori di tutto il mondo, che si ritroveranno con un cellulare che non si potrà più attualizzare, anche se quelli di Google hanno lanciato l'avvertenza che per un po' di tempo potranno attualizzarlo. Poi che vi devo dire? Ci sarà chi routerà, farà il root del cellulare e ci installerà le applicazioni per conto suo. Però è una brutta cosa per chi si ritrova un cellulare che magari sì, l'ha comprato meno perché poi i cinesi fanno il dumping. Siccome sono tutte fabbriche di Stato, loro sono comunisti, fabbricano un cellulare con anche 1.000 euro e te lo vendono a 600. Allora è una sleale concorrenza, soprattutto per Samsung e per Apple. Però non ci scordiamo che se loro, gli nordamericani, iniziano a penalizzare Huawei, i cinesi penalizzano Apple. Poi molte marche di cellulari, incluso l'Apple, utilizzano componenti fabbricati dalla Huawei con le terre rare, cioè le terre ricche
in metalli rari che servono a fabbricare i cellulari che si trovano soprattutto in Cina. E allora va a finire che ci rimetterà Huawei in questa guerra commerciale, ma ci rimetteranno tutte le marche di cellulari esistenti. Comunque, dalla Huawei hanno detto che loro hanno un piano B, un sistema operativo alternativo. In realtà non è una novità, già si vedeva venire questa decisione di punire Huawei per la sua posizione dominante e monopolica per quanto riguarda l'informatica. Comunque anche la Samsung già da anni, già dall'epoca dei sistemi operativi, per esempio Symbian, S40 e in JavaScript, anche la Samsung c'ha dei sistemi alternativi, dei sistemi operativi alternativi. Tant'è così che in Corea, in qualche paese asiatico, tu puoi chiedere che nel cellulare non ci sia Android, ma un sistema operativo di casa Samsung. Baidu mi sembra che si chiama, qualcosa del genere. Quindi, che dire, non solo i cinesi della Huawei si sono preparati al peggio già da anni, cercando di investigare nuovi ed alternativi sistemi operativi, ma anche i coreani della Samsung, e forse per quello quelli della Nokia, del cellulare col quale mi filmo, Nokia Asha 302, si erano già preparati per tempo a non entrare per niente con Android. Infatti, dopo l'S40 dei Nokia Asha sono andati con Windows, che si è rivelata una pessima scelta. Alcuni cellulari invece hanno Ubuntu della Linux e poi Kube, un sistema operativo è difficile da trovare nei cellulari, ma nulla è eterno. Molte compagnie possono fallire e io ho fatto dei video quando chiudevano Google Plus dicendovi: chiude Google Plus, ma che succederà un domani? Chiuderanno anche Android, chiuderanno anche YouTube, perché nulla è eterno. Guardate che ci sono stati dei social network di tanto successo che da un momento all'altro hanno chiuso. Magari da un momento all'altro, non si sa se ha dei debiti, chiude anche il Facebook di Zuckerberg, chiude Pinterest, chiude Amazon. Non si sa mai domani che può succedere. Quindi non è detto che YouTube, che Android, che Facebook non chiudano. Quindi le grandi marche hanno dei sistemi alternativi, soltanto che faranno molta fatica a farli andare avanti. Comunque non vi preoccupate, perché in realtà un accordo ci sarà, non fra gli Stati Uniti e la Huawei per la sua posizione egemonica dominante e monopolista, perché gli Stati Uniti vogliono che le loro imprese siano egemoniche, dominanti e monopoliste. Ma ci sarà un accordo di Stato fra gli Stati Uniti e la Cina, perché nessuno vuole perdere. E se per distruggere Huawei e gli interessi cinesi ci debbono rimettere loro, allora vedi che molte marche, includendo l'Apple, si ribelleranno contro. E ci sarà un accordo, perché comunque gli Stati Uniti necessitano di comprare migliaia e migliaia, migliaia e migliaia di tonnellate di prodotti elettronici ed informatici a basso costo per far funzionare tutta la loro parafrenaria burocratica, amministrativa e anche militare. Pensate un po' al vasto esercito e alla vasta marina e aviazione che hanno,
tutti i personal computer dei segretari, dei dipendenti, degli impiegati, e devono comprare cose anche economiche. Non possono mica fabbricarli negli Stati Uniti, gli costerebbe troppo. Allora la Huawei gli dava tutto quel materiale, tutti i computer, la componentistica per le officine di ogni base navale, anche l'amministrazione pubblica degli Stati Uniti, gli uffici postali, non possono perdersi una fabbrica come la Huawei, perché tanto la Huawei continuerebbe a fabbricare per i cinesi, per la Cina. Quindi arriveranno prima o poi a un accordo. Bisogna vedere come, bisogna vedere su cosa, ma state tranquilli. Comunque, a scanso di ogni equivoco, se voi l'avete già comprato il cellulare Huawei, vabbè. Se non l'avete comprato e guardate questo video per sapere cosa fare, vi consiglio che per il momento non lo compriate. Poi, quando le cose si saranno calmate e si saprà cosa vorrà fare il presidente di Nord America, Xi Jinping, e anche il presidente della Huawei, oltre che il CEO di Google, e allora, dopo che si saprà, si vedrà. Però rimane questo. Che i cinesi sanno offrire, quelli della Huawei e di altre marche anche come Lenovo, che ha comprato la BlackBerry, che si voleva comprare la Apple, voi non lo sapete, no? Sanno offrire dei prodotti di ogni gamma a ogni prezzo, e gli Stati Uniti necessitano di tonnellate, tonnellate, milioni di tonnellate, milioni di container di 12 tonnellate ciascuno, per rifornire ogni mese, ogni anno, di chilometri e chilometri di cavi, di connessioni, di tonnellate di spinotti, di router, se tutte le loro basi navali, le officine di ogni base navale, le loro navi militari, mercantili, le loro officine di stato, le officine degli uffici postali, i chiodi, tutto quello che serve per l'elettronica, i cavi di ogni tipo, le connessioni di ogni tipo. Pensate quanto materiale è, quanto denaro, milioni di milioni, non miliardi, milioni di milioni di dollari, bilioni, trilioni di dollari, contratti decennali. Per ogni settore, la Huawei non lascia di produrre per ogni settore che gli serve produrre da qui a 10 anni, per la marina, per l'aviazione, per tutte le basi militari che hanno, per tutte le officine in ogni base. Veramente è pazzesco le tonnellate, milioni di tonnellate al mese che gli manderanno. La Huawei e ogni fabbrica associata, consorziata. Allora non crediate che sia molto facile che l'uno o l'altro la spuntino, perché se si affonda, se riescono a affondare la Huawei, prima di tutto ci rimettono economicamente i nordamericani, come si riforniscono delle stesse merci a basso costo, e secondo perché le ritorsioni cinesi contro le industrie nordamericane creeranno disoccupati in Nord America. Certo, magari i consumatori cinesi non potranno comprare più gli Apples e non avranno degli aggiornamenti negli Apples, ma chi ci rimette sono di più gli Stati Uniti e i consumatori nordamericani. Le terre rare per fare i cellulari non gliele venderanno più a Nord America, e tutti i cavi che non c'entrano nulla magari con Android, no, ma o con i cellulari Huawei, però i router, il materiale per fare gli schermi degli smart TV e dei LED TV che comprano le imprese nordamericane, e tutte le fabbriche nordamericane che non costruiscono in Cina ma fabbricano in Nord America,
ma comprano la componentistica e il materiale cinese, come le terre rare, i metalli, eccetera, rimarranno col becco asciutto. E quindi ci rimetteranno anche le fabbriche nordamericane, perché i cinesi non gli venderanno più nulla o glielo venderanno più caro. Allora altri dazi, altri embarghi da Nord America, altri dazi e embarghi dalla Cina, ci rimetteranno tutto. E nel mezzo ci rimetteranno Europa, Latino America. E poi per quello che vogliamo uscire dall'Europa per diventare più deboli. E invece no, teniamoci questa Unione Europea, facciamola diventare migliore, perché altrimenti ci mangiano da fuori. Perché molti dicono: gli Stati Uniti ci stanno sfruttando, bravo, ma allora passa con i cinesi, con i russi, con l'India, che ti sfruttano meglio. Allora, se non stai dentro l'Unione Europea, che sa l'Unione Europea imporre, l'Unione Economica Europea, i propri interessi, vieni schiacciato come una noce tra questi due macigni, che sono da una parte Russia e Cina e dall'altra gli Stati Uniti d'America. L'Unione Europea è il nostro scudo. Ogni paese è come una noce. Se rimaniamo senza questo scudo, ci schiacciano da una parte o da un'altra Russia, Cina, Stati Uniti. Allora, con questo vi ho detto tutto. Se questo video vi ha dato degli spunti interessanti, commentatelo sotto questo video. Commentate sotto questo video e poi condividetelo affinché altri possano commentarlo. Poi vi ricordo per l'ultima volta, non posso salutare qui le persone che hanno commentato i miei ultimi video perché non me li ricordo. Mi sembra che c'è Hortus Biologicus, ciao. Poi c'è Gaming, qualcuno che fa del gaming, ciao. E poi vabbè, ma molti amici italiani all'estero mi hanno chiesto di fare delle petizioni a Salvini. Per quello il mio ultimo live ho complimentato Salvini della sua vittoria e gli ho fatto le petizioni degli italiani all'estero che vogliono che le condizioni in Italia migliorino per poter ritornare. Io ho dovuto lanciare quel messaggio perché amiche ed amici miei italiani all'estero, come Claudio il Tezzano, vogliono sapere quando l'Italia migliorerà per poter ritornare, perché loro se ne sono andati via dall'Italia per le pauperrime condizioni nelle quali vivevano, tanto pensionati italiani come lavoratori e studenti, sono andati addirittura a vivere permanentemente all'estero. E io gli ho fatto delle domande a Salvini come vincitore delle elezioni alle europee, e molti si sono allarmati, ma ancora manca da celebrare le elezioni. Molti dicono che è stato un test elettorale, ma manca da fare le elezioni amministrative e quelle politiche. Comunque io nel mio ultimo video mi complimento con Salvini perché ha vinto, ma pretendo delle risposte da lui, cioè delle risposte a tutte quelle domande che mi hanno fatto i miei amici italiani residenti all'estero, a tempo determinato o indeterminato. Quali domande? Guardatevi il video dove dico: la Lega è il partito maggioritario. Adesso finisco di fare questo video, altrimenti viene troppo pesante. Lo sto filmando con il mio Nokia Asha 302, che non ha un'applicazione con dei limiti, e poi non posso neanche guardare la camera per sapere quanto ho filmato. Allora, arrivederci, forse domani faccio un altro video, forse domani faccio una live. Tenetevi pronti, eh? Ciao.